primo impatto con, di Mario Spezzi con la storia del mostro di Firenze? Quando, come fu? Ma io il primo impatto che ebbi con la storia del mostro fu una mattina di una domenica del giugno 1981. Quella mattina sostituì un collega che si occupava di cronaca nera. Ricordo ancora la frase che mi disse allora: tanto la domenica non succede niente a Firenze. E invece verso mezzogiorno venne a sapere che erano stati trovati i cadaveri di due giovani vicino a Scandicci, in una strada molto secondaria in campagna, che casualmente io conoscevo perché abita lì un mio amico. E quindi arrivai molto velocemente. Addirittura arrivai che c'erano solo i carabinieri della stazione di Scandicci e la polizia di Firenze e il magistrato non erano ancora arrivati. Beh, la prima impressione è strana. Io per il mio mestiere ho visto diverse scene di omicidi, di delitti, e sono sempre orrende, nel senso che c'è di solito molto sangue, disordine, come se la violenza fosse rimasta pietrificata lì. Invece questa scena, e poi le ho ritrovate anche nelle scene successive dei delitti del mostro, non c'è sangue, tutto è calmo, non c'è traccia di violenza, nel senso che normalmente il ragazzo sembrava addormentato con la testa appoggiata al finestrino, se non fosse stato per un piccolo segno nero alla tempia. La ragazza lì non c'era, c'era solo la sua borsetta rovesciata per terra. Chiesi al maresciallo di Scandicci dov'era e mi disse di andare avanti, lui preferì non venire, e sotto un piccolo dosso e vidi il corpo di questa ragazza che era supino con gli occhi spalancati verso il cielo, la piccola catena d'oro che era rimasta tra le labbra, e anche lei sarebbe sembrata stesa così al sole se non fosse per qualche cosa di veramente orrendo, che era, chiamiamola ferita, ma non era una ferita, era come se l'intera parte del basso ventre fosse solo un enorme buco nero pieno di ogni cosa orrenda che si può immaginare. Per il resto tutto questo era inquadrato in una situazione di campagna così toscana da sembrare una cartolina, con il cielo sereno, gli ulivi e i cipressi, e questo aumentava, direi, l'orrore della scena. In che anno si ebbe la sensazione di aver a che fare con un serial killer? Si capì? Dopo questo delitto, poco dopo. Era chiaramente un delitto maniacale, ovviamente, perché il tipo di ferite, le amputazioni sul corpo della ragazza potevano essere state fatte solo da uno psicopatico, però si pensava anche a qualche cosa, infatti le primissime indagini andarono a vedere tra spasimanti o ex spasimanti della ragazza, fino a quando non io ma un mio collega della Nazione si ricordò del delitto precedente avvenuto nel 74 e commesso sempre con una calibro 22 mai ritrovata, e quindi si poteva parlare di uno stesso assassino, e a quel punto l'ipotesi del serial killer, e ricordo che fui io al giornale per la prima volta a usare l'espressione il mostro di Firenze proprio sulla falsariga degli altri mostri famosi stranieri, il mostro dello Yorkshire, quello di Boston, di Düsseldorf, eccetera. Però nel 74 ci fu meno violenza sul corpo della donna, ci furono delle escissioni non proprio pugnalate. Nel 74 la violenza sul corpo della donna non fu così grave, si può parlare quasi di un'escalation della violenza sul corpo della donna. Nel 74 quasi sembra una prova generale di quello che avrebbe fatto dopo, nel senso che non c'è l'escissione della parte genitale, c'è questo stupro, se vogliamo, questo stupro compiuto attraverso il ramo di una vigna lì vicino,
E poi l'assassino ha indugiato sul corpo nudo della ragazza, non inferendo, come spesso viene detto, 96 coltellate, ma pungendola con la punta del coltello, quasi a disegnare delle tracce attorno ai seni, lungo la parte centrale del ventre e attorno all'arco pubico, quasi a voler sottolineare le parti più sessuali della sua vittima. Ecco, allora, perché secondo te la storia del mostro di Firenze è conosciuta e seguita in tutto il mondo? Ma credo che ci siano molti motivi perché la storia del mostro di Firenze sia conosciuta ovunque nel mondo, dagli Stati Uniti alla Cina. In primo luogo direi indubbiamente è il palcoscenico di Firenze, che soprattutto visto dall'estero è molto particolare, una città che viene conosciuta a livello di luogo comune come la patria del Rinascimento, dell'armonia, della bellezza, che ospita queste cose orrende. Dall'altra, proprio il caso in se stesso è veramente abbastanza unico, soprattutto per la durata nel tempo. E poi c'è stato un altro fatto, malgrado me, il fatto che un giornalista che in un libro abbia espresso opinioni diverse da quelle degli inquirenti sia stato arrestato perché sospettato o accusato di depistaggio, beh, questo ha colpito moltissimo all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, che un giornalista potesse essere incarcerato per avere un'opinione diversa da quella delle tesi ufficiali. La durata di tutta la storia anche ha influito? Sì, certamente la durata della storia ha influito moltissimo e quello è un caso indubbiamente unico. Sì. 40 anni. La durata della storia ha influito moltissimo perché oltre al caso forte di sé come tipo di delitto è una storia che è durata 40 anni, che è un record mondiale, direi.